Credo che ci siamo. Ok, allora chiedo a tutti intanto di togliere la voce, per favore, così da evitare accavallamenti, da mettere muto al microfono, così possiamo cominciare questo webinar di oggi che riguarda il Covenant of Mayor, quindi il patto dei sindaci e le isole minori italiane. Innanzitutto, buongiorno a tutti, io sono Marco Segreto dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR. Il nostro istituto è attivo e supporta le isole ormai da anni diciamo, nello sviluppo di un'agenda verso una transizione di una sostenibilità maggiore delle isole. Non vi dirò troppo di più rispetto al nostro istituto perché ci sarà la presentazione del nostro direttore Francesco Petracchini in agenda. Quello che vorrei darvi è solo un accenno riguardo al Covenant of Mayors e quindi al patto dei sindaci e la connessione con le isole minori italiane. Chiedo al dottor. Ok, non siete tutti muti, perdonatemi. Dunque, dicevamo il patto dei sindaci. Che cos'è il patto dei sindaci? Il patto dei sindaci è un'iniziativa della Commissione europea che risale ormai al 2008 e che riunisce migliaia di governi locali, quindi amministrazioni, impegnate su base volontaria a implementare gli obiettivi comunitari, eventualmente anche a superarli, per quanto riguarda il clima e l'energia. Quindi quando si è partiti ovviamente si parlava di energie rinnovabili, adesso si è aggiunta anche la parte del clima. Sempre gli obiettivi principali quali sono? Un approccio bottom-up per una riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030 da parte dei firmatari che sono i sindaci delle singole municipalità e l'adozione di un approccio comune per affrontare quella che è la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Queste due parti sono state, diciamo, aggiunte in seguito con la consapevolezza che bisogna affrontare questi cambiamenti climatici, tant'è che da quello che era il piano per l'energia sostenibile, ovvero i PAES, si è passati adesso a quelli che sono i PAESC, quindi con l'aggiunta della parte del clima. Questo come si, diciamo, incontra con quelle che sono le esigenze delle isole? Ovviamente le isole molte isole hanno già sottoscritto il patto dei sindaci, alcune hanno il PAES, e poi lo vedremo oggi in agenda, sono partite in parallelo, salvo poi arrivare ad un merge, quindi ad un'unione e quindi ad una sottoscrizione. Vi racconto brevemente quella che è l'agenda di oggi. Partiremo con una introduzione da parte dei nostri amici del network delle isole smart greche, Daphni. Doveva esserci il direttore Costas Komnenos, però per un problema dell'ultimo minuto ci sarà la collega Valia Iliopulo, I hope I said it better your surname, Valia, che farà la sua presentazione. Io proverò a tradurla, diciamo, nel modo più lineare, semplice e comprensibile possibile. Dopodiché il direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico, Francesco Petracchini, vi racconterà un pochino quelle che sono le nostre attività di supporto alle isole minori italiane da parte del CNR. E poi sempre io vi racconterò un pochino quella che è, diciamo, il supporto del JRC, quindi il Joint Research Center della Commissione europea rispetto al patto dei sindaci e ai piani PAES e PAESC, perché se è vero che il patto dei sindaci, diciamo, raccoglie quelli che sono i firmatari e che dunque vanno a preparare questi piani, è anche vero che questi piani vengono valutati dal braccio scientifico della Commissione, tra virgolette, che è appunto il JRC, Joint Research Center, e quindi con un focus su quella che è la parte di adattamento ai cambiamenti climatici. Dopodiché,
Ovviamente anche in Europa si muovono diverse cose per quanto riguarda la transizione energetica verso le rinnovabili, per quanto riguarda le isole, e quindi ci sarà Davide Castelmagnago di Climate Alliance che vi racconterà un pochino il triplice cappello di Climate Alliance rispetto alle iniziative delle isole, ma non solo. E poi la nuova facility, ovvero un Horizon 2020, un progetto che darà spinta attraverso il finanziamento di idee progettuali, poi ve lo racconterà l'ingegner Barberis di Rina, che fa parte del consorzio che ha vinto questo Horizon e quindi che si dedicherà a questo nei prossimi anni. Dopodiché abbiamo l'intervento delle isole italiane, quindi come l'esperienza delle isole italiane si interfaccia con il patto dei sindaci rispetto alla preparazione e all'implementazione dei SEAP, dei SECAP, e con tre esperienze: il sindaco di Lampedusa, il sindaco di Procida o vice sindaco, se ho capito bene, poi ce lo diranno loro, come l'esperienza dell'isola di Carloforte in Sardegna rispetto all'interno di un progetto Horizon 2020 che si chiama REACT, e poi il vice sindaco di Portoferraio dell'isola d'Elba. Dopodiché ci saranno 10 minuti per diciamo, domande, risposte, curiosità per i relatori. Quindi direi di non perdere altro tempo e se Valia, if Valia is listening to me, to share her screen eventually her presentation if she has any. Valia? Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, we can hear you very well. Let me turn on my camera. Okay. See me also. Okay, buongiorno, buongiorno a tutti. That's where my knowledge of the Italian language ends. So, good morning, everyone. I'm Valeria Poul from Daphne Network, Network of Sustainable Greek Islands. I will be representing instead of our director, Kostas Komnenos, who was held in a meeting with the Ministry of Energy. So, unfortunately, he cannot join this morning. So, I will share my screen Sì, nel and. frattempo, let me translate what you said. Valia è in rappresentanza del network Daphne, ovvero del network delle isole smart greche. E qui, diciamo, rappresenta il network perché il direttore, Kostas Komninos, è impegnato in un meeting con il Ministero dell'Energia, quindi non poteva essere presente. Ok. Ci racconterà un po' della situazione attuale diciamo, tra gli attori locali delle isole. Okay. Can you see my screen in full Yes. screen mode? Okay, Yes. great. Okay, I will make a short introduction about who we are. Daphne Network is a non-profit organization in Greece. It's basically a network of island, local, and regional municipalities, and we currently have 52 members, so 48 municipalities and 4 regions. And we, Okay, wait. sorry, go ahead. Yes. Okay, we need to switch from time to time. Yes. Allora, Daphne è il network delle isole sostenibili greche, una NGO, quindi un'organizzazione no profit, un network di isole e di autorità regionali, quindi 48 comuni e 4 autorità regionali. Ok. And what the basic role of Daphne is to support municipalities in the areas of sustainable development, so in energy, water, waste, transport, and tourism. And Daphne is a founding member of the Pact of Islands, as well as a coordinator of the Smart Islands Initiative, both of which I will explain a bit later on. And we are subcontracted also from the Clean Energy for EU Island Secretariat to promote work here in the Greek islands. Ok,
Allora, sostanzialmente Daphnis supporta le isole nello sviluppo sostenibile attraverso azioni diciamo, negli ambiti dell'energia, dell'ambiente, dell'acqua, del turismo, dei rifiuti. È stato un membro fondatore del Pact of Islands, quindi il patto delle isole di cui ci parlerà dopo, coordinatore della Smart Island Initiative, sempre di cui ci parlerà. Più avanti anche subcontractor, così come il nostro istituto, del segretariato per l'energia pulita delle isole in Europa. Gone. Thank you. So, at the current moment, the most prominent, let's say, tool for island municipalities that exists is the Federan Islands College, which was founded in 2018, and has currently 15 energy agencies comprising from different island regions of Europe. And it's basically trying to empower islands and promote their agendas through lobbying and networking and technical assistance, of course. And its main focus is to promote integrated territorial interventions in the islands. Ok, wait. Allora, dice che uno degli strumenti attualmente più utili alle isole è sicuramente, una diciamo, delle organizzazioni, è il ramo delle isole di Fedarene, che è stato creato nel 2018 e supporta le isole attraverso sia supporto tecnico che attività di lobby e di networking a livello europeo. Federene è la Federazione Europea delle Agenzie per l'Energia e per l'Ambiente, regionali per l'Energia e per l'Ambiente, quindi ha un settore specifico per le isole, di cui fra l'altro Costas, quindi il direttore di Daphni, è il rappresentante, il presidente. E quindi loro danno supporto sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di lobby e di networking a livello europeo e sono presenti, come vedete, praticamente in tutta Europa. Dalia. Okay. Federen is also a member of a consortium who is running currently the Covenant of Mayors office as one of the partners. Just to note that this is a connection as well. So, Sì, yes. Federene fa parte del consorzio che gestisce il patto dei sindaci, che ha vinto dunque il patto dei sindaci. So I will briefly go through the story, a bit the path towards the Clean Energy for EU Islands initiative and the European Islands Facility. So everything started in 1993 with IslaNet, which is the first structured and formal collaboration among the EU Islands. Which laid the foundations for an open and inclusive economy for islands across the EU, how to learn from each other, basically, about energy topics. Dunque, il primo step per le isole, per un'organizzazione delle isole a livello europeo, è stato IslaNet del 93, in cui diciamo, si è iniziata una cooperazione, un'organizzazione. Tra le isole a livello europeo, cosa che prima non c'era mai stata, quindi un primo tentativo di strutturare un consorzio, qualcosa di più grande del singolo comune. And then in 2011, there was the launch of the Isle Pact project with support from DigiTrend, which is now the Digi Energy. And this was aiming to engage EU islands in sustainable energy planning. And through this project, the Pact of Islands initiative was developed to try and bind island local authorities to commit to planning and developing and implementing island sustainable energy plans.
Ok, nel 2011 c'è stato il progetto Isle Pact, che poi ha portato a quello che è diventato il patto delle isole, il Pact of Island, ovvero la creazione di questo, diciamo, impegno per le isole per la creazione di un'agenda verso una transizione alle energie rinnovabili, di uno sviluppo sostenibile di quella che era la questione energetica all'interno delle isole. And then 2 years later, there was a Smile Gulf project which was led by Daphne, and its main purpose was for islands to come together as geographical clusters and to help mature energy projects in collaboration. More to say like. With developing also introducing cooperation between different levels of governance. Ok, quindi nel 2013 SmileGov, che era gestito da Daphne, che prevedeva un approccio di governance a più livelli e quindi la possibilità di interazione tra questi livelli di governance per quanto riguarda la transizione energetica delle isole, quindi non solo a livello locale, ma anche a livello regionale, poi nazionale ed europeo. And through this SmileGov, one of the most important deliverables of this project, that was the Smart Island Strategy. It was basically highlighting the potential of islands to become test beds of smart and sustainable development, maximizing synergies among energy, water, waste, and transport. And this was also led by Daphne. Sorry, yes. Ok, So go ahead. dunque dallo SmileGov si è poi arrivati allo Smart Island Initiative, che è sempre stato gestito da Daphne, che prevedeva quindi una consapevolezza maggiore rispetto a queste tematiche e anche un approccio, diciamo, più olistico, no? Introducendo anche altre tematiche che non fossero legate solo a quella dell'energia, ma anche agli altri temi che sono cari al mondo delle isole, ovvero rifiuti, acqua, turismo e mobilità. And this Smart Island strategy gave birth in 2016 to the Smart Islands Initiative, which was also led by Daphne. It was supported by more than 200 European island authorities. And as I said before, it was basically an attempt to showcase how islands can create inclusive economies through maximizing the synergies between these four. These four main sectors, as well as enhancing cooperation between different levels of governance. Ok, dunque la strategia di Smart Island poi ha portato all'iniziativa Smart Island che è stata firmata da oltre 100 firmatari. You say 100, more than 100 signatories, right? Yes. Sì, quindi oltre 100 firmatari. Anche questa è stata, diciamo, gestita, organizzata da Daphne, che è arrivata al Parlamento europeo con una dichiarazione di intenti da parte dei firmatari rispetto agli impegni presi per le tematiche di cui vi ho accennato prima. And then moving on to 2017, the European Commission has, let's say, followed the momentum that was, let's say, developed for all these years. And in the Clean Energy for All Europeans package that was produced during that time, there was a special reference finally to islands. And to support this, the European Commission decided to launch the Clean Energy for EU Islands Initiative, basically providing networking and the tools for islands to help them move towards a clean energy transition and decarbonization. Ok, nel 2017 c'è stata dunque la consapevolezza da parte della Commissione di questo movimento delle isole, diciamo, e quindi hanno stabilito questo Clean Energy for EU Islands Initiative con la creazione di un segretariato, quindi
delle isole europee per l'energia pulita, quindi dell'energia pulita per le isole europee, e la definizione di un tool, di un'agenda, di una transition agenda per appunto la transizione energetica. Questo adesso si sta sviluppando e si porta avanti già da un paio d'anni e vedremo adesso perché cosa succederà, ma immagino che la Commissione voglia continuare. Questo è un inciso che ho fatto io, che Valia mi perdonerà se un giorno glielo dirò. Prego, Valia. You said something that I didn't catch. No worries. And finally, we have in 2019, the European Commission launched the 2020 project called the European Island Facility or the NESOE project, which is basically the most, let's say, helpful tool for island authorities because it's funding, it's giving financial assistance to maturing clean energy projects that, and the basic, the only requirement, let's say, for island authorities to participate is to get this funding is to have some sort of island sustainable energy plan. This can be either SEAP from the Common of Miners or so, sorry, Valia, we have later Rina and okay, but yes. We'll discuss NESOE in detail. So let me just relate che nel 2019 è stato lanciato questo progetto Horizon 2020 della Facility per le Isole, di cui tratteremo in seguito perché ci sarà una presentazione dedicata. So let's go further. So just a few notes on what island authorities role can be in clean energy transition. Apart from being an energy consumer, so for example, having energy saving projects in their street or public space lighting or energy retrofitting of municipal buildings, they can also participate in energy production either through small biogas production or small renewable energy in the municipal buildings. So it's a broader role that authorities can take through energy transition. Ok, dice Varia che il ruolo degli attori locali, delle amministrazioni locali è cruciale non solo in quanto consumatori di energia, nel senso che ci si possono attuare tutta una serie di azioni per diciamo efficientare quello che è il consumo dell'energia, ma anche in quanto produttore di energia, quindi nella doppia veste, attraverso la partecipazione a progetti di installazione rinnovabile, di energie rinnovabili o di strumenti per le energie rinnovabili, come lei ha menzionato il biogas o altre possibilità che ci sono ovviamente per appunto per quanto riguarda le energie rinnovabili. Valia. Yes, also as an infrastructure operator and manager, for example, through the use of smart meters for monitoring the consumption in municipal buildings or developing electric mobility in municipal fleets. For example, there are many basically roles that municipalities can take, as well as promoting and implementing policy decisions, informing the public, promoting their islands as testbeds for research and demonstration projects, and so on. Okay, can you go back the slide, please? Sì, ok, diceva che il ruolo è importante anche in quanto gestore di infrastrutture, per esempio di avvantaggiarsi dall'avere e dal produrre energia attraverso fonti rinnovabili e quindi la gestione anche di questa energia, next slide, o per esempio di attraverso la, diciamo, diventare un promoter di quelle che sono le iniziative virtuose, per esempio anche installando dei sensori per il controllo dei consumi e quindi poi delle azioni per la gestione e l'efficientamento di questi consumi e la produzione di energia. Ok, we don't have that much time left. So we just quickly want to say that the purpose of this webinar was basically to inform signatories of the Pact of Islands that it's time for them to convert their ISAPs or their Island Sustainable Energy Plans to SEAPs or SECAPs, because the Pact of Islands is coming to an end. So in order to be eligible for the funds that
you will discuss later also with Stefano for the soy. It's important to have an updated SEAP or a SECAP or a SETA, so the Fluid Cleansing Transition Agenda. So this is basically the last presentation, the slides of my presentation. It's pretty straightforward. Let's say convert an ISAP to a SECAP or SEAP. Okay, let me translate. Diceva che adesso è il momento di eventualmente aggiornare quelli che sono i SEAP, scusatemi, PAES, a eventualmente a PAESC, perché il patto delle isole arriverà ad una fine e quindi poi verrà, diciamo, assorbito da quello che è il patto dei sindaci e quindi gli strumenti del patto dei sindaci. E quindi diceva che bisogna ragionare se qualcuno ha il SEAP fatto attraverso il patto delle isole per un update, quindi inserendo la parte del clima che dovrebbe essere, come diceva Valia, non troppo difficile questo aggiornamento aggiungendo la parte clima per poi essere pronti a richiedere dei fondi, tra cui anche la facility NESOI di cui sentiremo parlare più avanti. Cioè, questo è il momento di agire per aggiornare eventualmente chi non l'avesse fatto questi PAES ad una versione più moderna, tra virgolette, se vogliamo chiamarla così. Okay, that's it from my side. So mille grazie. Thank you very much. I hope it didn't take too long. No, we are on the time. We are on the time. Thank you. Thank you very much, Valia, for your presentation, and stay with us eventually for the question for later. Thanks. Allora, proseguiamo con il prossimo intervento del direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, Francesco Petracchini, che ci racconta un po' le attività di supporto del CNR alle isole minori. Buongiorno a tutti, anzitutto mi sentite? Sì, ci sentiamo, sì. Mi sentite bene? La partecipazione, grazie a Marco per l'organizzazione di questo incontro. Prima di passare alle slide, insomma, io introduco brevemente le attività dell'istituto. L'istituto, appunto, che si chiama Istituto sull'inquinamento atmosferico, e noi lavoriamo da anni sui temi, diciamo, principalmente appunto ambientali, anche, diciamo, focalizzati con la sua attività di diversi gruppi nell'ambito della transizione energetica, del supporto alle pubbliche amministrazioni. Non a caso l'istituto ha 30 persone che sono all'interno del attività di supporto, appunto, alla pubblica amministrazione nell'ambito del recepimento di normative nei protocolli internazionali, anche di trasferimento delle conoscenze anche a altri stati membri e stati extracomunitari. Nell'ambito delle isole, le nostre attività sono partite diversi anni fa, e la prima attività che abbiamo svolto è stata proprio, diciamo, molto appunto felice che c'è anche il sindaco di Lampedusa connesso, l'attività appunto. Questo su cui abbiamo avviato un progetto finanziato dal Ministero della Ricerca, che ci ha permesso di fare degli studi circa, quindi l'inserimento di rinnovabili nell'ambito del contesto isolano. Perché le isole minori sono importanti? Ma parlo a gente chiaramente esperta nell'ambito, perché sono dei microcosmi. Sistemi efficienti dal punto di vista energetico, dal punto di vista dei rifiuti, ma sono dei luoghi in cui sarà ed è possibile sperimentare e valutare i benefici in modo chiaramente immediato, visto appunto la peculiarità dell'insularità dell'ambito geografico. Almeno 2 anni ho sviluppato anche una correlazione con l'ambiente, e abbiamo istituito questo osservatorio sulle isole minori. È un osservatorio che vuole essere il punto di incontro dello stato di tematiche.
Pertanto, insieme a Lega Ambiente, intendiamo a breve, il 9 di luglio, presenteremo un nuovo rapporto, analizzare le principali tre. Della mobilità. Il portale dell'osservatorio è da poco stato messo online. Se vogliamo appunto utilizzare l'osservatorio, vogliamo essere la porta anche nei confronti delle altre isole del network di cui oggi parliamo a livello europeo. Quindi isolesostenibili.it, trovate informazioni sul precedente rapporto, ma ci saranno anche informazioni nazionale, per cui invito anche ai sindaci di supportarci nella massima diffusione i numeri su quello che è stato il precedente rapporto, che appunto, come detto, l'ho trovato online, analisi sulle isole minori italiane, l'analisi sullo stato di copertura e delle fonti rinnovabili rispetto alle fonti sulle isole è partito per anni. Quest'anno stiamo lavorando, abbiamo potenziato questi rapporti, quindi con una raccolta dati un po' più spinta e con una grafica più immediata, che insomma a mio parere l'attività su cui l'istituto è impegnato è quella di supporto alla Commissione europea nel tramite Energy for EY Island, ovvero il segretariato delle isole minori, una struttura il cui obiettivo è proprio quello di dare un supporto alle isole minori europee, chiaramente anche alle italiane, nelle energetiche. Quindi la Commissione ha particolare interesse perché appunto gli ambiti insulari possano sviluppare innovazioni, possano avviarsi in un percorso di decarbonizzazione. Quello che fa la Commissione attraverso questo segretariato è fornire informazioni alle isole italiane, supportare attraverso anche analisi di studi economici o di finanziamenti laddove è impossibile. L'istituto, per conto del segretariato, abbiamo fatto un accordo con loro e diciamo. Facciamo queste attività di seminazione, abbiamo una piattaforma di coinvolgimento e siamo, come ente pubblico, anche un link fra Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali per le quali, come detto, l'istituto svolge un ruolo di supporto tecnico-scientifico. Un accenno brevissimo appunto su quello che fu il nostro primo progetto su L'obiettivo di questo progetto che si chiama Thailand era quello di capire quali erano le possibilità per ridurre il consumo di energia fossile, quali quindi i possibili scenari. Quindi fu interessante perché studiammo attraverso modelli il comportamento energetico dell'isola, la possibile transizione. Quindi abbiamo valutato le possibili riduzioni da semplice, diciamo sì, appunto, risparmio e anche l'intervento alle fonti rinnovabili. Quindi puoi sicuramente trovare online, ma la parte interessante fu che individuammo su alcune aree dismesse dell'isola la possibilità di installare impianti di fotovoltaici a solare a di fotovoltaici sui tetti dell'isola. È chiaro che come in ogni contesto isolano ci trovammo di fronte a dei veti o comunque alle problematiche connesse all'inserimento di un contesto così, diciamo, pregiato, e pertanto si aprì tutto il discorso di relazione con la soprintendenza e di avviamento di una definizione e di modifica del piano paesaggistico. Questo è uno dei obiettivi che anche l'Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico, si è affissato per appunto la penetrazione delle fonti rinnovabili all'interno delle isole. Un altro ministero con il quale abbiamo usato alcuni progetti per conto delle isole minori è il Ministero dell'Ambiente, che ha finanziato 15 milioni di euro in progetti rivolti a interventi di efficienza energetica, mobilità e adattamento. Appunto delle isole, abbiamo supportato le isole nella scrittura di alcuni progetti e attualmente siamo coinvolti in
in sei di questi progetti, quattro sulle isole Eolie, uno sull'isola di Ustica e un altro sull'isola di Favignana. Questi ambiti differenti, mobilità, adattamento e efficienza energetica. Qua ho riportato alcuni progetti preliminari, ora stiamo realizzando gli esecutivi sull'isola che riguarderanno l'utilizzo, appunto, qua vedete dei percorsi di autobus e degli autobus attualmente esistenti, o anche interventi distribuiti sul territorio per ridurre l'utilizzo, appunto, di qua nello specifico impianto di illuminazione, ma prevediamo anche degli interventi di rifacimento dall'efficienza. Anche chiaramente interventi sul contesto idrico, nello specifico sulla parte di consumi elettrici dovuti agli impianti di sollevamento e appunto di storage dell'acqua. Quindi un altro progetto è quello su Fugnana, che è molto simile a quello di Ustica, per cui interventi sulla parte mobilità, energia e acqua. E passavo a farvi vedere invece quello che facciamo sull'isola di Vulcano, e lì focalizza più gli interventi, focalizzano più sulla parte di risparmio delle perdite idriche. Pertanto sull'isola di Vulcano interveniamo con importanti investimenti per conto del Ministero sul rifacimento, appunto, di facilmente ex nuovo di tratti di condutture che attualmente non erano presenti, e quindi vi era una bettolina, vi era un camion che quotidianamente va a caricare dal porto con consumi, con emissioni di inquinamento e con altro. Altri due progetti, un altro progetto è quello di Lipari, come dicevo, è molto simile a quello di Vulcano, quindi interventi sulla parte degli acquedotti, e altri invece due progetti. Approccio, diciamo, di interventi simili sono quelli che vengono realizzati su Filicudi e su Alicudi, nei quali principalmente l'intervento riguarda una riforestazione, una realizzazione di sentieristica che sono state, diciamo, perse a causa di stress vegetativo, e appunto, come dicevo, anche una riparazione dei sentieri che attualmente sono presenti. Altri due spunti volevo realizzare il Ministero dell'Economico, e anche in questo ambito l'Istituto, diciamo, fa da supporto su alcune isole. Sono due azioni interessanti. La prima è l'azione 4.3.1, ovvero la realizzazione nei ambiti, appunto, nazionali e anche nelle isole. Quindi, come sappiamo, c'è un interessante conto energia realizzato dal GSE che permette un vantaggio per gli abitanti rispetto ai contesti, appunto, invece nazionali, mentre l'altro su cui siamo impegnati maggiormente è quello relativo a interventi volti alla riduzione dell'efficienza, scusate, all'aumento dell'efficienza. In questo ambito stiamo lavorando sulle isole che prima ho detto, con l'aggiunta di altre, tra cui appunto Lampedusa. L'idea e l'importanza di questo progetto sta nell'efficientare, come detto, sia attraverso riduzione dei consumi, sia attraverso anche il comparto dell'illuminazione. È un bando aperto da diversi mesi, è un bando a sportello, quindi le isole stanno inviando le loro proposte, il Ministero direttamente, tramite scientifico per la parte energetica, diciamo, pagherà direttamente gli interventi per conto delle amministrazioni. Appunto, come detto, qui l'Istituto è coinvolto su queste isole e stiamo lavorando per facilitare e appunto amministrazioni. Chiudo con la slide relativa, appunto, a questo sito web, a questo portale delle isole sostenibili, a cui sono particolarmente, diciamo, affezionato. Vogliamo nel futuro farlo crescere e di crescere e di raggiungere interventi, risultati che possono essere ottenuti attraverso il supporto di un ente scientifico come il nostro, ma anche attraverso la lungimiranza delle amministrazioni isolane, che chiaramente conosciamo, possono attingere a finanziamenti importanti dalla Commissione e direi anche dallo governo centrale, che ha cominciato a mettere, diciamo, sul piatto interventi e importanti, appunto, investimenti. Passo.
speaker e vi ringrazio. Grazie mille, direttore. Allora adesso in agenda era previsto l'intervento del collega del JRC, che purtroppo non può essere presente per un impegno dell'ultimo momento, per cui la presentazione ve la scorro io dandovi qualche dato, perché in realtà si tratta dei dati diciamo, di quelli che hanno presentato una valutazione sui rischi del clima e delle azioni che hanno intrapreso tra i comuni che hanno aderito al patto dei sindaci. Quindi se mi date un attimo, vi condivido lo schermo. Questo. Okay. Ok, si vede la presentazione? Sì. Bene, quindi dicevamo, l'agenda velocissimamente, quindi qualche informazione generale, poi per quanto riguarda il coinvolgimento degli attori locali e dei differenti stakeholder. La parte finanziaria, le varie barriere per diciamo, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la valutazione dei rischi sul clima, le azioni intraprese e poi diciamo, qualche dato per conclusione. Quindi in realtà questi dati sono un po' datati perché ovviamente si vede che ci sono meno di 2.000 firmatari. In realtà dal 2017 è andato il patto dei sindaci, è diventato globale, quindi ce ne sono molti di più, vedete migliaia di più. Ovviamente in Europa quello che vedete sono la maggior parte sono in Italia, poi c'è la Spagna, poi il Belgio a seguire e poi tutti gli altri. Si vede chiaramente che, come dicevo, solo 370, almeno insomma la presentazione del GS dice questo, hanno presentato questo assessment, quindi questa valutazione sui rischi presentati dal cambiamento climatico. Questa slide parla del coinvolgimento degli attori locali. Quindi, come si vede dal grafico, è fondamentale il coinvolgimento dei locali piuttosto che di attori esterni come diciamo NGO, università, studenti e quant'altro, ma senza il coinvolgimento degli attori locali chiaramente si fa fatica poi ad intraprendere azioni e da far accettare socialmente qualunque piano si voglia di cambiamento verso un futuro migliore, diciamo, la modifica dello status quo, se non c'è un atteggiamento positivo da parte della popolazione locale e degli attori locali principalmente, quindi le amministrazioni, anche se spinta poi dal di fuori, diciamo, trova delle difficoltà in più. Per quanto riguarda la parte di financing, quindi la parte finanziaria, quello che si vede è che diciamo, le risorse per l'implementazione di questi piani arriva principalmente da quelle che sono dall'Unione Europea e da risorse interne proprie. Per quanto riguarda invece, come vedete dal grafico, la prima voce, ovvero risorse nazionali, sono leggermente minori, però questo ci dice anche che le risorse ci sono e che vanno sfruttate nel miglior modo possibile per l'implementazione, quindi la creazione e l'implementazione di una strategia e poi dei piani di clima ed energia. Per quanto riguarda le barriere, secondo i comuni l'ostacolo principale è chiaramente la mancanza di fondi. Subito dopo l'eccessivo costo o il livello non maturo delle tecnologie che servono per implementare questi piani di adattamento ai cambiamenti climatici.
anche per iniziare questo processo. Poi ovviamente c'è a seguire anche la mancanza di expertise, quindi di esperienza tecnica da parte degli attori locali e insomma, varie altre problematiche e barriere. Però chiaramente le prime due sono assolutamente diciamo, i fondi che secondo i comuni spesso mancano e problematiche legate alla tecnologia. Per quanto riguarda la valutazione, dunque sui rischi e la percezione per il futuro, quello che diciamo, i comuni pensano è che il caldo estremo e gli incendi sono le prime due voci che vengono fuori rispetto a quello che potrebbe succedere in futuro in quanto a estremizzazione di eventi climatici, contrapposti anche a poi a precipitazioni estreme e siccità. Connessa alla slide precedente c'è quella degli impatti attesi rispetto a questi eventi estremi. Secondo i comuni, l'acqua e la salute sono gli ambiti più a rischio sia nel presente che nel futuro. Invece, l'incremento del rischio per quanto riguarda il futuro è visto tantissimo per quanto riguarda il settore del turismo, poi l'ambiente e la biodiversità. Azioni da intraprendere. Una volta compresi i rischi, le azioni si dividono in quelle che vengono chiamate quindi adaptation, quindi insomma adattamento ai cambiamenti climatici, maladaptation, ovvero che sono misure per diminuire l'impatto, ma che portano ad altre problematiche o che magari poi hanno delle conseguenze negative verso altri settori o popolazione, magari che per diminuire l'impatto, in realtà poi aumentano per esempio le emissioni di gas serra. E poi l'ultimo invece è adaptation, che è un mix di adattamento e mitigation, come per esempio può essere piantare degli alberi per aumentare l'ombra o usare delle energie rinnovabili. La verità è che la maggior parte delle azioni ancora non sono partite, non sono state intraprese o ci si sta lavorando. Insomma, la maggior parte dei comuni dice che ancora sta lavorando sull'idea, sulla strategia per la realizzazione di queste azioni. Molto è stato fatto nel settore dell'acqua, dell'ambiente e poi della biodiversità, mentre non tantissimo ancora è stato fatto per quanto riguarda il turismo, i trasporti e il settore dei rifiuti. Ci sono degli esempi di adaptation e delle azioni che sono state intraprese e sono esempi che adesso andremo a vedere insieme di sistemi di protezione per quanto riguarda le inondazioni, eventi meteorologici estremi come il caldo e il freddo e le tempeste, o anche diciamo l'utilizzo, quindi l'efficientamento e l'utilizzo delle risorse. Per esempio, queste sono due comuni che hanno intrapreso delle misure di ritenzione idrica naturale delle acque attraverso un progetto LIFE, che prevede la messa in sicurezza idraulica e la gestione virtuosa delle risorse idriche, come per esempio in uno dei comuni è stato installato un giardino pluviale e un'aiuola di bioritenzione per il controllo delle acque e la maggiore infiltrazione di quelle piovane, e un sistema di drenaggio più sicuro per quanto riguarda il secondo comune, sono due comuni del Vicentino. Per quanto riguarda, la siccità, questa è diciamo, la rappresentazione di un progetto che è iniziato qualche anno fa a Saragozza, in Spagna, e che diciamo, prevedeva delle tariffe incentivanti o disincentivanti per il recupero dei costi e l'utilizzo più efficiente, la riduzione dell'utilizzo dell'acqua, degli sprechi legati all'acqua. Dopo 15 anni è stato riscontrato attraverso questo sistema un meno 30% di utilizzo dell'acqua, quindi un efficientamento molto importante. Ovviamente questo
veniva affiancato a un recupero dei costi e a degli aiuti a chi era più bisognosi, alle famiglie più bisognose. Per quanto riguarda il caldo estremo, questo è un esempio di Barcellona che ha piantato degli alberi, come si vede qui sulla destra, anche in strade principali, aumentando, come dicevo prima, diciamo, l'ombra e quindi tentando di diminuire in qualche modo questi eventi estremi di caldo estremo. Questi sono altri due esempi di Torino, con delle case albero, quindi sempre nel tentativo di adattare e mitigare quelli che sono gli eventi estremi. E questo invece è un esempio di come nelle Marche, quindi nella regione delle Marche, abbiano attuato delle misure per contrastare l'erosione costiera, aumentando praticamente la superficie della spiaggia attraverso ghiaie e piccole pietre, e quindi dando anche la possibilità, diciamo, all'eventuale aumento del livello del mare, di trovare un po' più di spazio, ecco, per poter evitare fenomeni disastrosi. Qualche link climateadapt.ea/europa.eu, dove ci sono tutti questi esempi di cui vi ho detto. È, diciamo, un riassunto un po' di quello che è la raccolta dei dati fatta fino ad ora rispetto ai comuni che li hanno presentati, quindi che hanno presentato, è una strategia per l'adattamento e una valutazione dei rischi sugli adattamenti dei cambiamenti climatici e delle azioni poi che sono state realizzate rispetto a questo. Ovvero che un alto livello della partecipazione degli stakeholder locali è fondamentale da un punto di vista, diciamo, dell'amministrazione pubblica locale, e che il coinvolgimento degli attori esterni non sembra essere così importante come diciamo, quelli interni per i firmatari. Che l'Unione Europea rimane diciamo, l'ente finanziatore principale, istituzione finanziatrice principale per l'implementazione di queste azioni, provvedendo, diciamo, al sostentamento molto più di tutti gli altri che finanziano, che le barriere più comuni sono appunto la mancanza di fondi da una parte e l'immaturità tecnologica o l'alto costo della stessa dall'altra, e che quelli che vengono percepiti come principali rischi e azzardi per il futuro sono caldo estremo, siccità e incendi, anche elevate temperature, e che i settori che secondo i comuni, diciamo, contattati sono i più colpiti sono l'acqua e la salute, sia già nel presente, ma sicuramente anche nel futuro. E poi diciamo che il link tra i rischi e le azioni non è ancora così chiaro, non è stato fatto tantissimo ancora su alcuni settori, molto di più che su altri, ma insomma c'è tanto da fare e da lavorare. Direi che questa era l'ultima slide. Ok. Possiamo procedere con, diciamo, la seconda parte del nostro webinar, e quindi il supporto che dall'Europa arriva verso la transizione alle energie rinnovabili. Quindi vorrei subito dare la parola a Davide Cassamagnago, mi auguro di averlo detto pronunciato correttamente, di Climate Alliance, che ovviamente è all'interno del consorzio del segretariato per l'energia pulita delle isole, all'interno del consorzio del patto dei sindaci, e ci racconterà anche della Facility, ovvero un nuovo strumento per finanziare progetti. No, ce lo racconterà lui, insomma, ha una triplice veste in
nella giornata odierna. Quindi, Davide. Sì, grazie Marco. Come ben introdotto, appunto, oggi qui rappresento Climate Alliance nella triplice veste di patto dei sindaci, segretariato Clean Energy for EU Islands e European City Facility. Ed è importante qui sottolineare la differenza rispetto alla facility di cui già si è accennato in precedenza oggi e verrà poi elaborata più nel dettaglio nella presentazione a seguito della mia. Esistono due strumenti ad oggi alle quali le isole possono accedere, uno specificatamente dedicato alle isole, che verrà presentato poi, e uno invece che riguarda i comuni di tutta Europa e quindi include ovviamente anche i comuni delle isole, che è la City Facility, della quale vi racconterò qualcosa in coda alla mia presentazione. Allora, adesso cercherò di condividere lo schermo. Ok, potete confermarmi che sentite la mia voce e che vedete il mio schermo? Sì, ma non No. come presentazione. Ok. Sì. Migliora? Sì, Sì, anche come sì, sì. presentazione. Sì. Ok, perfetto. Quindi, come dicevo, Climate Alliance, che è un'organizzazione che compie 30 anni nel 2020, quindi ha un po' di esperienza nel lavorare su tematiche ambientali e climatiche con città e comuni di diverse dimensioni in tutta Europa. Vedere qualche numero riguardo Climate Alliance e il lavoro di cui si occupa. Vediamo che nel 2020 abbiamo raggiunto quasi 2.000 membri in tutta Europa. Io vi parlo nello specifico dal segretariato europeo dell'organizzazione, mi trovo a Cell e ha un supporto dall'headquarter di Francoforte, è composto da un board, quindi da un consiglio eletto tramite i membri, tramite il paniere di membri di Climate Alliance, quindi rappresentanti delle città membre, e poi è costituita anche da una rete di coordinatori nazionali, come vedete qui. Principalmente in Austria, Svizzera, Germania, Ungheria, Italia e Lussemburgo, quindi magari avrete sentito parlare negli anni di Climate Alliance Italia, è l'ufficio di coordinamento nazionale di Climate Alliance in Italia, appunto. Passerei direttamente a quelle che sono le iniziative chiave che interessano alla discussione di oggi. Immagino ci sia tanta carne al fuoco, sono stati presentati tanti. I progetti verranno presentati nel corso della mattinata. Quello che cercherò di fare ora è, adottando questo triplice cappello di Climate Alliance, avendo piedi sia nel Covenant of Mayors dall'inizio dell'iniziativa, quindi da 10 anni fa a questa parte, come co-coordinatori del consorzio assieme a Energy Cities come secondo network coordinatore, avendo il coordinamento del segretariato Clean Energy for EU Islands, di cui non mi occupo io personalmente, bensì un paio di colleghi miei che qui oggi rappresento, cercherò nella maniera più chiara a me possibile presentare quello che è il supporto che ad oggi, nella vita, nel periodo dell'iniziativa Clean Energy for EU Islands, si può ancora ricevere dal punto di vista dell'iniziativa. E poi invece relativamente neonata UCF, quindi European City Facility, che ho deciso di inserire nella presentazione poiché ritengo sia una tipologia di supporto finanziario chiave alle municipalità e ai comuni anche. Allora, è stato detto già abbastanza riguardo al patto dei sindaci questa mattina. Questa slide voleva rappresentare un po' l'evoluzione storica dell'iniziativa, quindi da obiettivi di riduzione delle emissioni del 20% al 2020, quindi a quest'anno, anno chiave di transizione, per poi passare a quello che è il patto dei sindaci ad oggi, quindi un firmatario che decide, un comune che decide di aderire all'iniziativa ad oggi, decide di aderire e di impegnarsi alla riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e ad azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. No?
Il tutto racchiuso all'interno del più largo pacchetto di politiche clima ed energia dell'Unione Europea che hanno una vision al 2050 di decarbonizzazione e resilienza delle città europee. Questi sono i numeri sempre ad oggi del patto dei sindaci, quindi abbiamo superato la soglia dei 10.000 firmatari in tutta Europa. Più di 200 supporter. Supporter sono organizzazioni che si impegnano a livello europeo per la promozione dell'iniziativa Patto dei Sindaci e 222 coordinatori che invece supportano gruppi di municipalità nel loro percorso all'interno del Patto dei Sindaci. Quindi i coordinatori possono prendere la forma di province, la forma di regioni o di qualsiasi ente governativo che sta tra il comune e le istituzioni nazionali. Qui vedete 59 paesi perché riguardano anche la più estesa visione patto dei sindaci globale. Ad oggi che tipo di supporto può offrire il patto dei sindaci ad un comune interessato? Allora, e qui volevo entrare più nelle sinergie tra le varie iniziative, no? Se guardiamo al patto dei sindaci e quello che concretamente può offrire oggi, di sicuro tra le tre iniziative che presenterò è quello che offre il supporto più tecnico nella redazione di quelli che conoscete bene essere i piani d'azione SEAP prima, SECAP ad oggi, quindi con la componente climatica aggiunta, no? Ed è un supporto per la redazione, principalmente il calcolo dell'inventario delle emissioni, inventario base delle emissioni. E, il patto dei sindaci e il PAES contengono delle linee guida, dei riferimenti metodologici che sono necessari per la stipulazione del piano d'azione. C'è tutto il reporting framework e la piattaforma online che diventa una metodologia molto dettagliata che guida il comune appunto prima nell'identificazione delle azioni e poi nel monitoring e nel monitoraggio e nel report di quest'ultime. Questo si affianca, come vedremo poi, ad un diverso tipo di supporto che le isole possono ad oggi ottenere da invece il segretariato europeo del Clean Energy for EU Islands, che è più un supporto metodologico. Sorvolerò sulla nascita dell'iniziativa poiché è già stata raccontata e descritta nelle presentazioni precedenti. Quando si parla di Clean Energy for EU Islands si parla più di un supporto metodologico per creare le basi partecipative dal basso e quindi diversi gruppi di interesse, molti di voi immagino abbiano già conosciuto il progetto e sono parte del progetto come isole pilota, come isole pioniere, per creare dal basso processi partecipativi dal basso che garantiscono il coinvolgimento dei diversi stakeholders. Come vedete qui è stato deciso di approcciare la transizione energetica da un punto di vista di la chiamano quadruplice elica, quindi dal punto di vista della cittadinanza, del settore accademico, delle autorità locali ovviamente impegnate, ma anche del business, dell'economia locale. Quindi verte a creare una transition agenda che sia basata sul consenso maggiore della società civile dell'isola, no? Nella risposta a queste domande di definizione di una situazione di partenza, quindi di condizioni iniziali dell'energia consumata nell'isola e dei settori maggiormente inquinanti, per poi arrivare insieme, tutti i vari gruppi di interesse uniti, alla definizione di una vision, di una visione, quindi dove si vuole arrivare, qual è l'obiettivo finale e come ottenerlo, per poi appunto descrivere quali devono essere gli step per il raggiungimento di questo obiettivo. Quindi nei due anni si divida del segretariato Clean Energy for EU Islands, sulla base di alcuni casi pilota e pionieri si è definita una metodologia per la costruzione di questa transition agenda, una metodologia che ad oggi, siamo quasi verso la fine dell'iniziativa,
viene raccolta in questo che vedete qui essere Island Transition Handbook, che quindi è una vera e propria guida alla quale possono accedere tutte le isole interessate, tutti i rappresentanti delle isole interessate, che descrive la metodologia emersa da questi anni di sperimentazione. Con questa slide ho voluto provare a mostrare la coesistenza delle iniziative Patto dei Sindaci, del percorso che un comune può fare all'interno del Patto dei Sindaci, con il percorso che si può fare invece all'interno dell'iniziativa Clean Energy for EU Islands, no? Se partiamo da quello che abbiamo appena detto della definizione di una transition agenda che parta dal basso e che abbia l'obiettivo di unire la maggior parte dei gruppi di interesse in modo tale che poi si consolidi un impegno condiviso e che non trovi poi difficoltà di attuazione dovute appunto a magari interessi differenti all'interno dei gruppi, dei vari gruppi di interesse. Il patto dei sindaci si può inserire nella fase di implementazione, quindi una volta identificata la vision, creata la transition agenda, nel momento in cui ci sia la necessità di identificare quali azioni possono portare al raggiungimento degli obiettivi, no? Di riduzione di emissioni, e poi ci aggiunge anche il patto dei sindaci di adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi, patto dei sindaci che, ricordiamo, prevede un iter di presentazione di un piano d'azioni entro i primi 2 anni dalla firma del patto dei sindaci, e poi una deadline di 2 anni successivi alla presentazione del piano d'azioni per presentare il primo monitoraggio, che noi chiamiamo monitoraggio light, leggero, poiché non prevede, non obbliga la presentazione di un nuovo inventario delle emissioni, che invece deve essere presentato dopo 2 anni successivi, quindi a 4 anni dalla presentazione del piano d'azione. Quindi questi sono gli step, il circolo del patto dei sindaci per quanto riguarda la municipalità, che appunto si inserisce parallelamente in uno dei momenti di vita della creazione della transition agenda, se lo vogliamo guardare con una lente clean energy for the wild. Quello che può fare oggi una municipalità, se è interessata all'iniziativa Clean Energy for the Islands, è quello di firmare la EU Islands Pledge, quindi impegnarsi, identificare prima, trovare un punto comune d'accordo nell'impegno con gli stakeholders locali e firmare assieme, presentare questa EU Islands Pledge, che è un documento che permette poi l'accesso all'iniziativa, alla community online, al supporto dei peers, all'accesso a tutti i livelli di capacity building, di eventi, di materiale disponibile per la creazione dell'agenda. Scusami, Nato dove? 3 minuti. Certo. Ok. Quindi allora, al di là della pledge per le island, per quanto riguarda le organizzazioni, possono firmare e partecipare all'iniziativa attraverso una declaration of support. Immagino che l'audience oggi siano esclusivamente comuni e municipalità isolane, quindi non mi soffermo più per invece tenere gli ultimi momenti per parlare e fare chiarezza su quelli che sono gli strumenti finanziari disponibili. La City Facility è un'iniziativa europea che mira alle città europee, in qualsiasi dimensione, per promuovere investimenti nel settore dell'energia sostenibile e quindi energie rinnovabili e efficientamento energetico. Nasce con l'idea di colmare un gap finanziario che sta tra la pianificazione, e quindi l'aver identificato quali azioni in questo settore possono essere implementate, e l'ottenimento dell'interezza dei finanziamenti necessari. Parla di supporto tecnico, legale e finanziario. L'obiettivo è quello di aiutare 225 città in tutta Europa nei prossimi 4 anni nel far leva su finanziamenti ulteriori e maggiori per l'implementazione delle proprie azioni, come attraverso un grant, quindi un supporto finanziario di un massimo di 60.000 euro per comune, che devono essere utilizzati per la realizzazione di un investment concept, quindi di uno strumento, di una ricerca e di un'analisi che porti i progetti ad essere bancabili e attraenti agli occhi di investitori, che possono essere pubblici o investitori europei.
Questo è il percorso riassunto che una città fa all'interno della UCF, quindi da una fase di pre-application e quindi informazione attraverso il sito internet, attraverso eventi organizzati, webinar, alla vera e propria application phase, quindi al far domanda per questi fondi. La prima call è stata aperta il 20 di maggio e sarà aperta fino ottobre, quindi questo è il momento di andare sul sito della UCF e seguire i pochi step che ci sono per presentare la domanda. Step che prevedono principalmente la presentazione di un piano d'azione con delle azioni ben definite in tema di, appunto, energia sostenibile. Sinergie con quello detto fino ad ora, un SECAP è uno strumento forse migliore da presentare, quindi un PAESC, scusate in italiano, quindi un piano d'azione energia sostenibile e clima, è lo strumento forse migliore da presentare agli occhi dell'UCF quando si fa domanda, no? Quindi con una lista di azioni, in questo caso con attenzione maggiore su azioni di energia sostenibile. Poi si passerà all'ottenimento di questi fondi e al monitoraggio. Cosa intendiamo, per cercare di essere il più breve possibile, per investment concept? Quindi questi massimo 60.000 euro devono essere utilizzati dal comune per la realizzazione di queste analisi. Quindi una descrizione dettagliata del piano di investimento, quali sono i gruppi di interesse locali che possono anche essere promotori del piano di investimento, un'analisi legale, un'analisi economica e finanziaria e alla fine una roadmap complessiva dell'investimento. Quindi sono fondi finalizzati a creare un documento che contenga tutti questi elementi. Spero di essere stato nei tempi e mi scuso per la confusione qualora se ne fosse generata, ma gli argomenti sono davvero tanti. Questo vi lascio il mio contatto personale per quanto riguarda Covenant of Mayors e UCF, e invece un contatto di un collega che si occupa più nello specifico dell'iniziativa Clean Energy for Finance. Non so se abbiamo qualche domanda ora, poi anche io non potrò trattenermi troppo a lungo della mattinata, quindi Marco non so se preferisci guarda, qualche domanda ora o lasciamo poi tutto via mail. Lasciamo via mail, al massimo risponderemo noi e daremo il contatto perché siamo già un po' lunghi con i tempi. Okay, al massimo le raccogliamo noi e invieremo una mail unica con qualche informazione da richiedere a voi. Grazie nel frattempo. Perfetto. Direi di passare al prossimo intervento. Ingegner Barberis di Rina Consulting, che fa parte del consorzio della facility dedicata alle isole, si chiama Nesoi, un'altra possibilità di finanziamento. Stefano? Buongiorno a tutti, spero vediate già il mio schermo, non so Marco se sì. Vede tutto. Sì, si vede, magari se riesce ad allargarlo. Sì, assolutamente. Okay. Assolutamente. Ok, come diceva Marco, cercherò di essere il più rapido possibile anche per provare a recuperare un po' di tempo. Mi chiamo Stefano Barberis, vi parlo da Rina Consulting. Rina Consulting è la più grande società di ingegneria italiana, parte del gruppo Rina, e in particolare faccio parte della divisione ricerca e sviluppo, che è una divisione che si occupa di coordinamento e sviluppo di proposte finanziate e progettuali sia per la società stessa, quindi sia per Rina per sviluppare le nostre competenze, che per enti terzi che vogliono, diciamo, trovare nella ricerca finanziata uno strumento per poter finanziare i propri progetti, le proprie iniziative. In particolare mi occupo principalmente di progetti legati all'efficientamento energetico, all'energia sostenibile, e tra questi negli ultimi anni abbiamo sviluppato diverse attività diverse attività sulle isole in Europa. Tra queste mi piace citare una recente attività che ci ha visti coinvolti proprio con il CNR e con l'isola di Lampedusa, che è stata recentemente finanziata e che speriamo di far partire al più presto. Oggi sono qui però per parlarvi di Nesoi, che è un progetto il cui obiettivo è quello di promuovere la transizione energetica sulle isole attraverso il supporto tecnico ed economico di piccoli progetti il cui obiettivo deve essere la transizione energetica delle isole stesse. Sarò molto, come vi dicevo, rapido, al scopo anche magari di lasciarvi anche io spazio in fondo per alcune domande, anche perché anche io purtroppo devo scappare alle 12 molto puntualmente, quindi per il question and answer
se fosse possibile farlo subito, se no avrete la mia mail. Allora, quindi che cos'è Nesoi? Essenzialmente è un progetto partito nell'ottobre 2019, il cui obiettivo, come dicevo, è di fornire assistenza tecnica a progetti che le isole hanno in essere e hanno, diciamo, nella propria pipeline. E come dare supporto a questo progetto? Noi diamo supporto sia attraverso delle erogazioni di piccole somme di denaro per un budget massimo di 60.000 euro, sia attraverso il supporto diretto del team di Nesoi, quindi dei partner presenti nel consorzio, per delle attività tecniche sempre per un valore equivalente di circa 60.000 euro. L'obiettivo del progetto non è però soltanto fornire assistenza tecnica in queste due maniere, quindi o diciamo attraverso il cosiddetto crowdfunding, quindi l'erogazione di contributi a fondo perduto, né è soltanto l'obiettivo del progetto dare supporto attraverso assistenza tecnica, ma l'obiettivo del progetto è anche quello di stimolare il capacity building, stimolare diciamo la messa in opera e la progettazione di nuovi progetti di transizione energetica sulle isole, anche grazie a specifiche attività di training, specifici workshop che verranno realizzati sia per via digitale che proprio come live workshop in giro per le isole europee. In particolare, Rina, in questa attività, un po' l'obiettivo e la mission di essere il front-end proprio per le isole italiane e quindi di essere responsabile dell'organizzazione di questi workshop e insieme al coordinatore Sinloc quello di dare più supporto possibile alle isole italiane per realizzare i propri progetti. Come dicevo, il progetto può fornire supporto ai progetti di transizione energetica delle isole sia attraverso contributi per un massimo di 60.000 euro, quindi contributi possiamo dire cash, sia attraverso il supporto dato da, possiamo dire, le ore uomo, le attività e le competenze presenti nel consorzio. Il consorzio è un consorzio transnazionale che vede a bordo, diciamo, partner molto esperienziati nell'ambito della transizione energetica delle isole, tra cui alcuni centri di ricerca come il CERT e CIRCE, ma anche partner molto esperienziati dal punto di vista della facilitazione all'accesso alla finanza agevolata, magari anche questi partner possono dare supporto all'identificazione di fonti di finanziamento piuttosto che all'identificazione di fondi strutturali e anche essi stessi europei per il finanziamento dei progetti. Questi partner sono ad esempio Sinloc o Deloitte, o anche abbiamo a bordo uno studio legale croato, Wolf Tays, che può dare supporto a tutto ciò che sono magari le analisi regolatorie piuttosto che lo studio del permitting dei progetti, degli impianti, o anche il supporto di E.ON, che è una delle più grandi energy utility europee, per tutto ciò che è l'impatto che i progetti di transizione energetica possono avere sugli asset energetici presenti sulle isole, quali generatori locali, reti elettriche, eccetera. In generale, come dicevo, il progetto è diviso in due parti. Una parte che possiamo dire si occupa più di stimolare le isole a livello europeo, quindi, come dicevo, creando opportunità di capacity building, di scambio di buone pratiche, di mappatura di quelle che sono le necessità delle isole europee per quanto riguarda proprio le competenze e quali sono, possiamo dire, le barriere all'implementazione dei progetti di transizione energetica sulle isole europee, e dall'altra una delle attività a livello proprio locale sulle isole sparse in giro per l'Europa che, come dicevo, permettono di fornire supporto ai progetti di transizione energetica sia attraverso delle erogazioni di fondi per un massimo di 60.000 euro, sia fornendo assistenza tecnica in situ per la realizzazione dei progetti stessi. Il progetto è diviso, possiamo dire, in tre fasi. Una prima fase di survey che abbiamo recentemente completato e che ci ha permesso di capire quali sono i desiderata delle isole europee per quel che riguarda i progetti che ad oggi le isole europee hanno sulla pipeline. Questo ci è stato molto utile per cosa? Per le successive fasi 2 e 3,
cioè per andare a scrivere delle call of proposal, quindi le regole di ingaggio per partecipare, alla, diciamo, per accedere ai fondi e al supporto tecnico del progetto in maniera più, possiamo dire, diciamo, targettata possibile, quindi andando a inserire delle regole di ingaggio che siano effettivamente efficaci ed effettivamente rispondenti a quelli che sono i desiderata delle isole europee, dei progetti presenti e in pipeline sulle isole europee, ma soprattutto aver fatto questo survey ci ha permesso di capire quali sono i tipi di assistenza tecnica che le isole ci richiederanno proprio presentando le loro proposte nelle call of proposal che saranno presenti dall'ottobre 2020, scusate, nell'ottobre 2020 e nell'ottobre 2021. Il survey è stato, direi, molto ampio, abbiamo visto una fortissima presenza con in generale più di 400 progetti che sono stati tracciati. Purtroppo dall'Italia non abbiamo trovato diciamo un buon numero, ma ci sarebbe piaciuto qualcosa in più. Purtroppo diciamo che anche la recente fase di lockdown probabilmente non ha anche aiutato la possibilità di promuovere adeguatamente questi survey, che sarebbero dovuti essere promossi anche attraverso delle visite nelle isole, dei workshop fisici e quant'altro. In generale il progetto, comunque, giusto per dare un'idea, come dicevo, avrà due call of proposal, una prima call che si aprirà nell'ottobre 2020 e che a grandi linee erogherà circa 3,1 milioni di euro in assistenza tecnica e erogazione libera di fondi, e che prevederà lo svolgimento delle attività tra l'aprile 2021 e l'aprile 2022, e analogamente ci sarà una seconda call nell'ottobre 2021 che prevederà la fornitura, possiamo dire, dei servizi di assistenza tecnica nell'aprile 2022 e aprile 2023. Quali sono gli step che voi come isole dovete seguire per provare a partecipare e soprattutto provare a ricevere il supporto per i vostri progetti di transizione energetica da NESOI? Una prima frase è quella che vi chiediamo di tenervi aggiornati rispetto al nostro sito, in cui troverete le informazioni per come creare il vostro progetto. In questo momento siamo proprio in questa fase, abbiamo recentemente aggiornato il sito inserendo ad esempio i criteri di eleggibilità, quali sono anche il tipo di attività che noi possiamo supportare, eccetera. Quindi vi chiediamo di darci un'occhiata a www.nesoi.eu e in questa fase vi chiediamo di, alla luce di queste che sono le regole di ingaggio, provare a pensare a quello che potrebbe essere il vostro progetto. Perché questo? Perché tra ottobre e dicembre 2020 si aprirà la fase di call of proposal, di application, quindi potrete direttamente sul nostro sito fare e sottomettere la vostra proposta. Dopodiché, tra gennaio e febbraio, il consorzio valuterà le proposte più meritevoli, che verranno contattate per la firma del contratto di supporto e l'erogazione della technical assistant, sia sotto forma di supporto tecnico che di fondi, tra l'aprile 2021 e l'aprile 2022. Diciamo che ogni progetto e ogni partner beneficiario può anche combinare i due supporti, quindi possiamo dire andare a chiedere un massimo di 120.000 euro per beneficiario, quindi andando a chiedere un contributo, possiamo dire, misto, sia di funding diretto che di supporto di attività tecnica attraverso la consulenza dei partner del consorzio. Qui in queste slide, che ora scorrerò un po' più rapidamente, vi presentiamo alcuni esempi di attività di progetti di transizione energetica che il progetto NESOI può andare a finanziare. Come vedete, ci sono diversi tipi di progetti, quindi non ci limitiamo a, ad esempio, gli energy plans, alla realizzazione di energy plans come veniva presentato precedentemente per la European City Facility Platform, ma andiamo a dare supporto veramente diversi tipi di attività, quali possono essere il supporto al permitting e alle attività autorizzative, il supporto, la realizzazione di feasibility study, il supporto alla due diligence per impianti, ovviamente la realizzazione di energy transition roadmap e di piani energetici per l'isola, ma anche ad esempio il supporto alla scrittura delle procedure di tender. Spesso le isole e le municipalità sulle isole hanno difficoltà e si affidano a consulenti per scrivere
veramente il tender, per scrivere il bando di gara per l'assegnazione di un progetto, e questo è un qualcosa che noi andiamo a dare supporto grazie alle nostre competenze, o anche, che ne so, la realizzazione di una valutazione di impatto ambientale, che spesso le isole fanno più fatica a realizzare con i propri tecnici e devono appaltare esternamente. E in generale un altro servizio che offriamo alle isole è proprio quello di andare a cercare e a suggerire i fondi e le linee di finanziamento più importanti e più remunerative per la realizzazione effettiva dei progetti che le isole hanno in essere, quindi anche attività di fund matching, di fundraising e business plan. Stefano, dimmi Marco. Scusami, 3 minuti. Sì, infatti, vi lascerò comunque, so che Marco e il gruppo del CNR condividerà queste slide, quindi non vado nel dettaglio di queste slide per darvi degli esempi di progetti che e di che tipo di assistenza noi possiamo dare, qua ne abbiamo veramente presentati soltanto 4, ma vado alle ultime slide, quindi come prepararvi voi alle prossime call di ottobre. Come vi dicevo, dare un'occhiata al nostro sito, è importantissimo garantirsi il supporto delle municipalità locali se il progetto venisse presentato da un ente privato. Quindi qualora ad esempio un'energy utility volesse venire supportata da Nesoi per la realizzazione di un progetto, deve comunque necessariamente avere il supporto dell'autorità locale, e in generale iniziare a collezionare qualche informazione utile perché che sarà necessaria per la presentazione del progetto. Sicuramente posso dirvi che uno dei criteri di valutazione di beneficio, quindi criteri che faciliteranno il successo della vostra proposta, sarà la sua replicabilità e soprattutto il cosiddetto effetto leva, quindi quanto il nostro supporto, magari limitato a 60.000 euro, può poi generare un investimento futuro di svariate centinaia e milioni di euro sull'isola stessa. In generale vi chiediamo anche di dare un'occhiata a quelli che sono i criteri di eleggibilità, quindi i criteri che vi permetteranno di partecipare alla call proposal, e se e come potete partecipare. Alcuni di essi sono ovviamente legati al supporto al rispettare ciò che sono le soglie di supporto di cui vi ho già parlato, ad esempio il fatto di poter realizzare i progetti in un orizzonte temporale, come dicevo, fra aprile 2021 e aprile 2023, ma anche il fatto che questi progetti abbiano un notevole impatto dal punto di vista della transizione energetica dell'isola, e oltre che l'assenza di conflitti di interessi o di double funding con altri tipi di finanziamenti europei. Dunque, tenetevi aggiornati sul nostro sito. Probabilmente tra settembre e ottobre realizzeremo degli altri webinar, speriamo anche di realizzare dei workshop fisici, anche magari proprio in collaborazione col CNR, per ulteriormente promuovere la call of proposal di ottobre, ma mi raccomando, tenetevi aggiornati sul nostro sito, perché ieri abbiamo avuto un primo webinar per spiegare come funzioneranno le call of proposal, ma ne avremo altri nei mesi di giugno, luglio e agosto. Per qualunque informazione tenetevi aggiornati sul sito www.nesoi.eu, seguiteci sui nostri account Twitter e Instagram, e non esitate a chiedere direttamente alla mia mail stefano.barberis@arina.org qualunque informazione sul progetto. Grazie mille Stefano, sei assolutamente rimasto nei tempi previsti, direi molto interessante, assolutamente occasioni da sfruttare per le isole, ed è proprio lì che andiamo adesso. Se Valentina mi dà un supporto, fatta questa carrellata delle possibilità e del lavoro che viene svolto in Europa, andiamo a vedere un pochino all'interno di casa nostra le esperienze delle varie isole con i piani PAES, PAESC e i progetti Horizon. Quindi se c'è in linea disponibile, partirei con Salvatore Martello, il sindaco di Lampedusa. C'è? Che ho visto che aveva dei problemi di connessione prima. Dovrebbe essere connesso.
Però mi sa che non Sindaco? ci sei. Non sente. Che dici Valentina? Andiamo avanti, lo recuperiamo dopo? Sì. Ok, perfetto. Allora direi che possiamo dare la parola a Raimondo Ambrosino, il sindaco dell'isola di Procida. Deve disattivare il muto, quindi riattivare il microfono, sindaco. Adesso sentite? Sì, adesso la sentiamo. Ok, grazie. Grazie innanzitutto, buon lavoro a tutti e grazie per il contributo. Sono stato dall'inizio a seguire un po' le relazioni, quindi mi sono un po' aggiornato anche rispetto a questi procedimenti e alle novità, perché di solito comunque questo settore l'ha seguito il vice sindaco di Talubrana, quindi ho fatto anch'io un po' mente locale su tutte le iniziative in corso, ho colto un po' l'occasione. Per quanto ci riguarda, se possiamo parlare un po' del nostro progetto, di ciò che abbiamo realizzato e di ciò che intendiamo realizzare. Noi innanzitutto dal 2015, e quindi siamo un'amministrazione in scadenza che va alle elezioni adesso a settembre 2020, in questi 5 anni abbiamo innanzitutto realizzato la metanizzazione di Procida, che poi contribuisce in termini di efficienza del sistema energetico in maniera importante. Perché non mi funziona più il telefono. Mi chiami? Ci sono problemi? Puoi mettere il muto? Ah, ok. Quindi abbiamo realizzato la metanizzazione dell'isola, che comunque è stata un'opera molto complessa, che però ci dà l'opportunità di recuperare parecchio in termini di efficienza e di riduzione dell'inquinamento. Se solo si pensa che ancora adesso ancora ci sono dei camioncini che portano le bombole a casa delle persone, insomma una scena che probabilmente in città è stata superata da parecchi anni e che quindi nel tempo, con l'allaccio dei vari utenti privati poi alla condotta del metano, avremo l'opportunità di superare anche questo problema e a ridurre di conseguenza l'inquinamento sull'isola. Un investimento importante che abbiamo fatto come comune, e insisteremo per farlo fare anche i privati, anche nell'ambito del prossimo programma, è quello di realizzazione del cappotto termico. Noi in modo particolare lo abbiamo già realizzato in 2 plessi della scuola elementare, chiaramente adesso che ci saranno i lavori anche agli altri plessi faremo lo stesso, e in molte abitazioni private con il cappotto termico già si sono visti i primi risultati in termini di miglioramento dell'efficienza. Il riscaldamento d'inverno è un riscaldamento molto più efficace, come dire, occorre consumare meno energia per riscaldare gli ambienti, e in questo mi riferisco in modo particolare chiaramente alle costruzioni, alle case che sono state realizzate a partire dal Novecento fino ad adesso, perché chiaramente il sistema storico, quello delle case a cupola, dei muri spessi, degli archi, era un po' un sistema di climatizzazione naturale, che però ha visto delle costruzioni qui sull'isola con questi sistemi fino all'Ottocento. Quindi per quanto riguarda tutte le nuove costruzioni, per aumentare l'efficienza energetica, la classe energetica di queste costruzioni, noi per primi come comune, e lo stiamo suggerendo ai privati, stiamo come dire, realizzando questo sistema del cappotto termico sui solai. Allo stesso modo noi per primi stiamo incentivando i privati a realizzare dei sistemi di fotovoltaico, quindi presso il comune c'è un impianto e sto verificando che anche tanti privati stanno andando in questa direzione. Molti si informano adesso perché sono stati annunciati questi importanti incentivi da parte del governo, al punto che chi fa un investimento del genere non solo non paga nulla, ma alla fine potrebbe anche avere
un 10% di bonus addirittura da parte dello Stato. Quindi sto verificando che tanti che si occupano dell'installazione dei pannelli fotovoltaici stanno girando per le case dell'isola e penso che di qui a breve ci sarà un aumento anche di questi impianti. Abbiamo risolto il problema con la soprintendenza prevedendo che questi pannelli vengono installati sopra gli edifici e a Procida c'è tanto di costruito perché comunque è sempre stata un'isola densamente abitata. Vengono installati sopra gli edifici e la prescrizione è che non siano visibili dalle strade. Quindi abbiamo risolto e trovato un accordo con la soprintendenza di modo tale che appunto si può combinare l'esigenza estetica di conservare un certo tipo di patrimonio e di bellezza naturale della nostra architettura, l'abbiamo combinata appunto con la possibilità di realizzare questi impianti moderni. Da un punto di vista sempre dei consumi, della riduzione dei consumi, della riduzione dell'inquinamento, un'altra buona pratica che cercheremo di confermare anche di qui in avanti, con l'obiettivo di ridurre sempre di più appunto le emissioni è quella della mobilità alternativa attraverso mezzi elettrici, perché qui sull'isola, grazie a dei provvedimenti che abbiamo preso negli ultimi anni, si è molto diffusa l'abitudine dei cittadini ad operare la bicicletta elettrica, perché sia i più piccoli che le persone molto anziane hanno trovato la comodità di questo mezzo che poi gli consente in maniera semplice di girare per l'isola e non c'è stato finora neppure esigenza di dover realizzare delle colonnine di ricarica per strada, perché l'autonomia della bicicletta è tale che ciascuno esce per fare la commissione e rientra a casa e non ha problemi lungo la strada. È veramente stata questa una rivoluzione che ha coinvolto moltissimi e si è, come dire, a Procida penso che abbia raggiunto percentuali molto importanti anche in virtù della limitatezza del territorio, perché appunto a differenza di tanti altri non ci sono delle grosse pendenze e i percorsi sono talmente ridotti che appunto la bicicletta elettrica è stata un sistema che si è diffuso e che i cittadini hanno trovato molto comodo. Per quanto riguarda invece la gestione dei rifiuti, un qualcosina che abbiamo fatto e che poi deve rappresentare un obiettivo dei prossimi anni, chiaramente è sempre l'aumento di raccolta differenziata, questo va bene in generale, penso che siamo arrivati a una percentuale superiore al 70%, che tra le piccole isole credo che sia tra i primi posti, però stiamo iniziando a lavorare anche con il contributo della Regione Campania a cercare di incentivare lo smaltimento dell'umido qui sull'isola, quindi un po' autonomamente con i cittadini che hanno la compostiera e già lo fanno l'umido domestico in giardino, però un altro po' stiamo cercando di realizzare delle compostiere di comunità per fare in modo che poi vengano trattati i rifiuti, quantomeno gli sfalci di potatura, ma poi anche i rifiuti organici vengano trattati sull'isola. Questo significa tanto perché dall'isola comunque quotidianamente si muovono camion e camion di spazzatura verso la terraferma e poi dal porto di sbarco questi camion devono raggiungere comunque località dell'entroterra, quindi ridurre questi trasporti, questi spostamenti significa comunque ridurre l'inquinamento e poi significa fare in modo che vengano trattati sull'isola stessa dei rifiuti che poi possono essere una risorsa perché arricchiscono, concimano la nostra terra. Infine, diciamo, tutte queste varie azioni le stiamo coordinando anche con un programma europeo che sta seguendo l'amministrazione di Procida, che è il GIFT, che in pratica è insieme a un'altra isola d'Italia e con tante altre isole d'Europa, stiamo cercando di testare un prototipo di un sistema di un accumulatore, insomma, per fare in modo che poi l'energia che si produce sull'isola venga poi accumulata e distribuita sull'isola stessa. Purtroppo, per la chiusura di marzo e aprile è saltato l'appuntamento che avevamo previsto a Procida, siamo andati noi negli altri paesi
dell'Unione Europea e però penso presto faremo di nuovo un appuntamento per fare il punto della situazione, appunto per mettere insieme i programmi, gli obiettivi, gli investimenti che le istituzioni fanno. Insieme poi ai risultati, alle iniziative, alle sensibilità che si riescono poi a suscitare dal basso sul territorio rispetto a tanti cittadini che in maniera spontanea stanno dando il loro contributo alla riduzione dell'inquinamento. Vi ringrazio e resto in ascolto per i prossimi interventi. Grazie mille, Sindaco. Un intervento molto interessante, soprattutto per degli spunti che secondo me sono fondamentali da prendere ad esempio. Intanto il compromesso con la sovrintendenza, che è un aspetto cruciale di qualunque intervento si voglia fare su territori spesso vincolati come le isole, e poi il prodotto per l'accumulatore sicuramente può essere una questione interessante da seguire, e senza dubbio le sinergie europee che magari prima non c'erano, o comunque c'erano, ma adesso anche dal basso ci sono queste iniziative, così come lo è il patto dei sindaci. Quindi grazie mille per il suo intervento e direi che abbiamo avuto notizia che il sindaco di Lampedusa non riuscirà a partecipare per problemi tecnici legati alla connessione, quindi andrei avanti con l'ingegner Popolano, che è in rappresentanza del comune di Carloforte, dell'isola di San Pietro in Sardegna, che ci racconterà della loro esperienza rispetto al progetto Horizon 2020 React. Quindi pregherei il sindaco di Procida di inserire nuovamente il muto al microfono e do la parola all'ingegner Popolano. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Io, come ha detto il coordinatore, sono il rappresentante in questo momento dell'isola di San Pietro, il cui capoluogo è Carloforte, e rappresento di fatto la parte più tecnica, quella che poi sta portando avanti il progetto. Prima di proiettare due slide, in maniera tale che sia chiaro ciò che si sta realizzando, vorrei chiarire che io sono un ingegnere che viene dall'industria, dalle multinazionali, e quindi ho un approccio probabilmente un po' pragmatico e molto schematico su quello che si può fare, quello che bisogna fare, quelli che sono i tempi di realizzazione e le risorse necessarie. È proprio un approccio. Provo innanzitutto a condividere in maniera semplicissima, alcune slide da poter, mostrarvi. Inizio soltanto, dico prima, che l'isola di San Pietro, Carloforte, è stata una delle isole, tre isole vincitrici di un progetto che è React su Horizon 2020, che ha l'obiettivo di rendere l'isola energeticamente indipendente. Questo è l'obiettivo principale. I fondi che erano stati stanziati, che sono stati stanziati, ammontano praticamente a una decina di milioni. Sostanzialmente le isole sono una italiana, è l'isola di San Pietro, una irlandese e una è spagnola. Vorrei condividere molto semplicemente, spero che adesso voi lo vediate, eccolo qua, po pochissime slide in maniera tale da mostrare un po' la situazione. Allora, non so se lo vedete, vedete? Sì, si vede, sì. Ok. Allora, prima, ovviamente, molto semplice, in Sardegna, nella parte sud-occidentale, vedete due isolette piccoline, l'isola praticamente più piccola e l'isola di San Pietro. Coordinate, chilometri quadrati, giusto per darvi un'idea, vi dico subito, passo immediatamente alla seconda, la tipologia di collegamenti e di strade che l'isola ha. Ha un collegamento interno abbastanza ridotto perché, essendo esposta ai venti occidentali, la parte occidentale non è di fatto abitata, e poi collegamenti invece navali tra la Sardegna e l'isola stessa. Vi dico solo che la totalità dei chilometri delle strade provinciali ammontano a 36, quindi veramente 37 chilometri. Mi sentite? Sì? Ok. Sì. Ok, vado avanti.
piccola slide dove sono presenti la popolazione, potete verificare che la popolazione ha praticamente dal 2001, i dati sono quelli ufficiali, poi non sono cambiati sostanzialmente, fino al 2013 sostanzialmente sono o stabili o leggermente in calo. E questo a dimostrazione, come se, come in moltissime isole italiane, che la popolazione di fatto non incrementa, anzi tende a diminuire, ma soprattutto, vedete, tende anche a invecchiare. E infatti la distribuzione della popolazione, potete vederla in questo grafico, in cui sostanzialmente, non mi soffermo perché sono dati che più o meno credo che tutte le isole abbiano valori similari, evidenziano appunto questo invecchiamento e quindi anche una reattività alle proposte che sicuramente non è sempre ottimale. Accanto a questo, un ulteriore grafico, un'ulteriore tabella che ho ritenuto molto importante, è invece l'aspetto dei parco veicoli e soprattutto delle capacità, diciamo così, di quelle che sono le retribuzioni medie della popolazione, che hanno un'enorme importanza. Perché evidenziano evidentemente anche la capacità finanziaria e l'attenzione che le persone possono porre. E a questo punto apro la vera e propria presentazione di ciò che è stato fatto attraverso quello che è il bilancio. Allora, il progetto prevedeva ovviamente inizialmente un'analisi della situazione, cioè in che condizioni è l'isola. Per questo noi abbiamo avuto un anno di tempo per posizionare i misuratori, prima negli edifici pubblici, poi negli edifici privati. Devo dire che negli edifici pubblici siamo stati molto rapidi a inserirli, sono i misuratori elettrici che trasmettono i dati via radio, vengono da noi collettati, raggruppati schematicamente e anche analizzati in maniera invece più puntuale, e da qui si incomincia ad avere un'immagine chiara di quelli che sono i consumi e le necessità. Accanto a queste invece abbiamo esteso ai privati, ma purtroppo sui privati ci sono due aspetti. Innanzitutto le diverse autorizzazioni, la questione delle privacy o privacy che si voglia dire, cioè tutta una serie di problemi e anche soprattutto, ecco, l'aspetto più sociale, diciamo così, le perplessità della popolazione, la non piena comprensione delle problematiche da parte della popolazione e soprattutto la paura. Diciamo così, che tale gente, che tutta la gente sostanzialmente immediatamente ha nel momento in cui gli si viene a fare una proposta in cui primo si parla di Europa e quindi la si vede un po' distante, secondo si parla tendenzialmente in inglese, con i termini inglesi. Noi li abbiamo scientemente ridotti, pur lasciandone qualcuno, come potete vedere, e soprattutto non abbiamo utilizzato delle forme di slide particolarmente complesse. Le abbiamo usato il foglio in Excel affinché loro possano aggiungere o togliere e far vedere delle voci, in maniera tale che si convincano che siamo di supporto e non un qualcosa che viene proposto magari dal loro punto di vista come secondo fine. Quindi sembrerà, quindi vorrei sottolineare quindi questo aspetto, che parlare di energia, parlare di rifiuti, parlare di mobilità, parlare di trasporti, parlare di risparmi, parlare di acqua e così via, in realtà è un parlare di tutta la vita, diciamo così, coinvolge la vita delle persone, ma se non viene inquadrato in un contesto sociale e soprattutto sociale economico e di sviluppo, che è l'ultima voce di cui volevo appunto accennare, e io credo, e venendo anche dalle mie esperienze industriali, credo che la cosa sia veramente un discorso in salita e molto difficile da realizzare. Per cui è come dire, tutta l'impostazione che ho preferito, in accordo ovviamente con le autorità, dare non è solo una parte tecnica, ma è la parte, diciamo così, più di collaborazione e di coinvolgimento, in cui gli aspetti sociali, economici, evidentemente di sviluppo diventano fondamentali. Quindi questo vuol dire che il problema energia, il problema del risparmio energetico è visto come uno strumento e non come un fine. È vero che da altri punti di vista è un fine ed è un obiettivo da raggiungere, è evidente, ma è soltanto uno strumento affinché si abbia poi una qualità di vita migliore. E quindi è come se fosse quasi una materia prima di una nuova produzione. Ecco l'aspetto più industriale, l'aspetto, come dire, del target da raggiungere.
Detto questo, potete vedere molto schematicamente come sono stati divisi, anche con l'accordo della popolazione, perché altrimenti diventava un problema, come sono stati divisi i consumi, evidenziando alla popolazione quelli che sono i consumi elettrici, quelli che sono i consumi di idrocarburi e quelli che sono poi gli idrocarburi fossili e quelli che possono essere invece gli aspetti di proposta. Tenete presente, se non l'ho detto, che a Carloforte sono presenti due impianti, diciamo così, chiamiamoli di energia rinnovabile. Uno è un impianto fotovoltaico e uno è un impianto eolico, purtroppo non più funzionante per una serie di problematiche anche giuridico-legali. Anche questo, come è stato già sottolineato da qualcuno, rappresenta un vero ostacolo allo sviluppo. Quindi, basandosi su questi dati che sono stati raccolti nell'arco di 6 mesi, poi c'è stato, diciamo così, la pandemia del Covid, per cui di fatto quello che doveva essere finito a giugno di quest'anno penso che di fatto venga traslato a fine anno come programma, permetterà di avere un quadro su base annuale. È evidente che i dati raccolti in quest'anno non saranno così rappresentativi di tutti gli altri anni. Se tenete presente che l'isola di San Pietro ha 6.000 abitanti durante l'inverno, raggiunge quasi 30.000 l'estate, ecco la necessità di avere l'isola, questa particolare isola, come isola pilota. Ma in base ai dati che avevamo, abbiamo raccolto, abbiamo immediatamente, e personalmente mi sono interessato a dare immediatamente una prospettiva, che cosa possiamo fare, che cosa ci serve e eventualmente quali sono le tempistiche da poter attuare. E detto questo, potete vedere l'ultima tabella, quella in basso a destra, vedete praticamente quelli che sono gli obiettivi che si vuole raggiungere con l'impianto eolico, con l'impianto fotovoltaico, con un elemento che normalmente viene poco detto, che è il termico solare, che in Sardegna, soprattutto nell'isola, considerando che il riscaldamento dell'acqua è una delle voci di consumo di energia elettrica più elevato tutt'oggi, questo permetterebbe quindi un risparmio e quindi una minore necessità di produzione energia elettrica, sarebbe quindi una cosa addirittura da fornire, non dico quasi a titolo gratuito, ma praticamente sarebbe una cosa buonissima dare alla popolazione. E poi, siccome io so, che lo posso tranquillamente dire, di esperienza del settore, quindi conosco le problematiche reali, è evidente che non possiamo nel brevissimo tempo, nella realtà, sostituire e eliminare completamente quelli che sono i combustibili fossili, magari come qui ho segnato il metano liquido, o in ogni caso il metano, ma è stato pensato a un generatore a turbina a metano perché questo è facilmente riconvertibile in idrogeno nei prossimi anni. E questo potrebbe dare, come dire, un minimo o comunque una prospettiva di non so quanti anni, perché sicuramente non è dietro l'angolo, ma comunque indirizza tutta quello che sono gli investimenti verso un obiettivo chiaro. Quindi, avendo definito la potenzialità dell'impianto eolico, potenzialità dell'impianto fotovoltaico, quello che può essere la turbina e quello che sono i consumi attuali e quelli previsti, diciamo che si sta, purtroppo siamo stati rallentati, ma si ripartirà attuando determinati investimenti. Sottolineo, per concludere, una cosa che a me sembra, diciamo così, di fondamentale importanza. Dobbiamo in qualche modo evitare quelli che sono un enorme distacco tra tutto quanto è l'organizzazione, le sovrastrutture, da quella poi è l'applicazione pratica, è la realizzazione di tutte quelle che sono le necessità, dalle apparecchiature alle varie, anche alle persone. Ed è qua l'elemento fondamentale. Normalmente nelle piccole isole non abbiamo personale residente che abbia alta specializzazione, non abbiamo risorse finanziarie, come ho già detto, e soprattutto non abbiamo strutture che sono impiantate nelle isole pronte a crescere. Queste, quindi il nostro suggerimento per esempio è stato quello che, definendo tutti gli impianti fotovoltaici, magari sopra i vari tetti, con le stesse difficoltà che ha espresso prima il sindaco di Procida, e mettendo il termico solare con le stesse difficoltà della sovrintendenza alle belle arti, venga localmente magari creata una struttura di giovani che servirà alla manutenzione
e alla gestione nei prossimi anni di tale apparecchiatura, perché il problema dell'investimento non è realizzare l'investimento secondo un programma, è ovvio, ma è quello poi di gestirlo e di protrarlo nel tempo. E tutto questo purtroppo si scontra molte volte con la durata, diciamo così, delle varie legislature, per cui ci si sovrappongono delle problematiche che nulla hanno purtroppo a che vedere con quelle che sono le attività e gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ma che incidono in maniera molto significativa. Spero di essere stato sintetico, chiaro e senza grandi, come dire, aspetti tecnici o di più largo, come dire, livello. Quindi vi ringrazio, Grazie. ovviamente sono disposto a rispondere a qualunque domanda tecnica più precisa, cioè, volevo dare un'impronta un po' più, come dire, da campo, piuttosto che... Grazie mille, grazie ingegnere. Effettivamente abbiamo notato l'approccio che oggi definiremmo da project manager, no? Valutando quelle che sono le risorse, le attività, le tempistiche e i risultati da raggiungere. Sicuramente molto interessante il progetto, secondo me da sottolineare quello che è stata l'inclusione sociale, almeno all'inizio, insomma, che volete portare avanti, perché l'accettazione sociale è fondamentale per questo tipo di interventi, e Certo. anche sarebbe da valutare, e vedremo come andrà, la questione di portare lavoro sull'isola per la manutenzione di questi nuovi impianti e realizzazione che mi auguro, insomma, mi auguro avverrà. Caro dottore, vi devo chiedere una cortesia, chiedo scusa a tutti. Io purtroppo sono stato chiamato dal presidente, quindi Non si preoccupi, non c'è problema, non c'è problema, non si preoccupi. ovviamente sono. Purtroppo si è protratto nel tempo in maniera diversa da quanto avevo programmato. Ovviamente sono disposto, il dottore, a tutti i miei recapiti, a rispondere alle Raccoglieremo le domande tutte insieme perché siamo un po' lunghi e poi casomai le gireremo via mail ai diretti interessati. Quindi grazie mille per la partecipazione, per l'intervento molto interessante. Direi a buon questo proseguimento a punto, tutti. grazie, di concludere con l'ultimo intervento della giornata con Marino Garfagnoli, consigliere di Portoferraio dell'isola d'Elba. Sì. La Mi sentiamo? sentite? Buongiorno. Sì, ingegner Popolano, le chiedo di inserire nuovamente il muto al microfono, per favore, grazie mille. Sì, consigliere, la sentiamo. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie intanto dell'iniziativa dell'invito che ci avete a cui ci avete insomma dell'invito che ci avete inviato e ci consente di partecipare a questo momento di riflessione. Allora, noi dobbiamo parlare, vi dobbiamo un po' raccontare quella che è stata l'esperienza e l'applicazione del patto dei sindaci in relazione poi alla stesura del PAES. Diciamo che io mi occupo nello specifico e in questa occasione sono stato delegato dal sindaco a partecipare. Mi occupo nello specifico di progetti legati alla sostenibilità ambientale, alla mobilità e ovviamente connessi a quella che è diciamo, lo sviluppo e la gestione del comparto turistico, perché specialmente per le piccole isole, come qualcuno già ha ricordato, il trend, diciamo, il settore nel quale si sviluppano le attività economiche è quello legato alla fruizione turistica. Diciamo che nella questione dell'elaborazione del PAES è stato, diciamo, strategico poter approfittare ed utilizzare appunto lo strumento del patto dei sindaci, perché questo ci ha consentito di arrivare alla elaborazione abbastanza anche articolata e specifica anche su certi argomenti del documento di cui ci siamo dotati a partire diciamo dal 2014. Noi abbiamo fatto un aggiornamento del documento nel 2018 e ovviamente, come ricordavate, sarà necessario inserire tutte quelle, diciamo, implementazioni e quelle necessarie novità che vanno inserite anche in relazione al discorso del climate, del cambiamento climatico. E diciamo che in un contesto come il nostro non è stato facile operare, in questo senso forse
lo strumento proprio messo a disposizione dell'Unione Europea del Patto dei Sindaci ha aiutato moltissimo nella fase di stesura del PAES, perché la nostra isola è un'isola, diciamo, piccola, però come saprete, insomma, è la terza isola italiana, quindi è un'isola piccola ma non tanto, e quindi la gestione di questo territorio è abbastanza complessa e è complicata dal fatto che abbiamo 8 amministrazioni comunali diverse, avevamo 8 amministrazioni comunali diverse, c'è stata una semplificazione amministrativa qualche anno fa che ha accorpato 2 comuni, quindi siamo a 7 comuni. Ricordo che qualche anno fa c'è stato anche il tentativo di andare verso un referendum per la costituzione di un comune unico per il nostro territorio, un referendum popolare che però purtroppo, per quello che penso io, non ha sortito, diciamo, effetti positivi, perché è stato rifiutato dalla maggior parte della popolazione, per cui ci troviamo ancora a confrontarci con 8 amministrazioni comunali che in qualche modo, grazie allo strumento del Patto dei Sindaci, si sono messe insieme a ragionare appunto sui temi legati alla sostenibilità ambientale e alla decarbonizzazione, ma questo, diciamo, non, come dire, non riduce i problemi di gestione e di confronto che ci sono fra le diverse amministrazioni comunali, come vi potete immaginare. Abbiamo 7 diversi strumenti urbanistici, abbiamo 7 modelli diversi di gestione delle risorse territoriali, anche se stiamo andando verso in alcuni casi gestioni associate, come può essere quello della gestione dei rifiuti, ma che sono, nel caso specifico della gestione dei rifiuti, sono quasi obbligate anche per le normative nazionali e quelle della Regione Toscana, che ha suddiviso il territorio in ambiti, e in ogni ambito, in ogni macro ambito c'è un soggetto gestore. In questo senso io credo che ci sia da rilevare un'esperienza positiva anche rispetto a quelle che sono state le indicazioni del PAES. Anche noi, come ricordava Procida, siamo quasi al 70% di percentuale di raccolta differenziata, abbiamo attivo un impianto di compostaggio e quindi siamo in grado di smaltire buona parte dell'umido direttamente sul nostro territorio, e quindi, diciamo, in quel caso possiamo dire che le esperienze e le indicazioni che erano contenute nel PAES si sono rivelate, oltre che positive, si sono applicate in maniera diciamo abbastanza positiva. Poi vi segnalo altri 2 elementi che possono essere utili, diciamo, nella riflessione futura anche su questi temi. È che noi parliamo di Isola d'Elba, però ci piace sempre, questa è una vocazione nostra della nostra amministrazione, del comune di Portoferraio, che è il comune più grande dell'isola. L'isola fa 30.000 abitanti, Portoferraio ne fa circa 12.000, e ragionare in termini di sistema, e quindi ragionare in termini di sistema di arcipelago. Noi abbiamo le altre 7 isole e le altre 6 isole oltre l'Elba, isole che sono in alcuni casi alcune disabitate, alcune chiuse, altre sono ovviamente diciamo con un presidio sociale. Però ecco, queste isole possono rivelarsi, anche in base a quelle che sono le indicazioni del PAES, degli ottimi laboratori per studiare e applicare modelli legati alla sostenibilità ambientale e alla decarbonizzazione. Molte delle indicazioni che sono contenute nel PAES infatti vanno in quella direzione. E ragionare come sistema ci è più facile, almeno per noi, anche perché noi abbiamo un parco nazionale che comprende tutte e 7 le isole toscane, e anche il parco nazionale ovviamente è stato uno dei soggetti coinvolti nella stesura del PAES, sia in termini di elaborazioni progettuali che in termini di realizzazioni pratiche. Poi in più abbiamo un altro strumento che secondo me è importante, che è essere, diciamo, inclusi all'interno delle riserve MAB UNESCO, che diciamo comprende tutto il mare intorno alle isole, tutte le isole toscane. Infatti si parla di riserva MAB Isole di Toscana, e quindi anche questo è un ulteriore strumento, diciamo, su cui poter attivare progetti e ovviamente reperimento di risorse che vadano nella direzione della sostenibilità. Fra l'altro ricordo che questi 2, diciamo, strumenti, sia il Parco Nazionale che
la riserva MAB UNESCO si sono, come dire, dotati anche di diciamo importanti procedure, protocolli. Ricordo la diciamo l'approvazione della carta del della Carta Europea del Turismo Sostenibile, che mette insieme soggetti pubblici e soggetti privati che diciamo vanno nella direzione delle buone pratiche. Infatti qui noi registriamo, soprattutto per quanto riguarda i soggetti privati, alcune proposte, alcune indicazioni che sono anch'esse contenuti nel PAES. E quindi a questo punto, entrando nel merito della questione del PAES, diciamo che il piano a 7 anni dalla sua prima stesura, come ricordavo, ora ha necessità di essere aggiornato e rivisto, anche perché grazie anche diciamo al supporto e alla collaborazione della Regione Toscana, noi abbiamo delle risorse che sono state previste dalla Regione Toscana nel proprio bilancio, proprio per attivare quei progetti che erano indicati che sono indicati nel PAES. Quindi ci sono stati dei progetti e degli interventi che sono stati realizzati, altri che sono ancora in fase di realizzazione. È vero che non si tratta diciamo di interventi o di azioni che sono numericamente prioritarie, no? Possiamo pensare, al progetto e alle indicazioni relative all'installazione di pannelli o di, diciamo, campi fotovoltaici per, appunto, la produzione di energia. Non ci sono, diciamo, queste, fra virgolette, macro opere, ma comunque ci sono delle piccole azioni che denotano, che vanno nella direzione della riduzione dei consumi efficientamento energetico. Cito un esempio: nell'ambito del progetto Horizon 2020 noi abbiamo la misura Civitas Destination, che è una convenzione che ha consentito, nel quadro dei progetti europei, di perseguire un miglioramento generale del servizio, soprattutto legato alla mobilità sostenibile, con l'introduzione di nuovi mezzi, di mezzi nuovi, non parliamo ancora di mezzi elettrici, ma di mezzi nuovi, diciamo, rispetto anche alle normative europee sulle emissioni, nuovi sistemi di bigliettazione e nuove corse per utenti specifici. Poi ci sono due comuni che si sono messi insieme all'interno di questo progetto che ricordavo, di Civitas Destination, che noi abbiamo denominato Elba Sharing, che ha previsto l'installazione di colonnine di ricarica nel territorio comunale a fine, appunto, di ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili e di favorire la mobilità elettrica. Nel nostro comune, ad esempio, stiamo lavorando, alcune sono già state realizzate, alcune sono in fase di realizzazione, di introdurre circa una ventina di colonnine di ricarica in collaborazione con Enel X, che si è resa disponibile all'installazione praticamente gratuita per queste postazioni di ricarica. Altri interventi, come ricordavo, riguardano l'installazione di pannelli fotovoltaici, e stiamo lavorando proprio nel quadro di un altro progetto regionale con cui ci siamo coordinati, che è la ciclovia tirrenica. Stiamo realizzando la realizzazione di ciclopiste a disposizione, appunto, delle bike in tutti i territori comunali. E quindi, diciamo, concludo questo breve flash sulla nostra esperienza, riaffermando, come dire, la centralità di azioni come il patto dei sindaci, che vadano nella direzione di poter mettere, come dire, insieme le amministrazioni comunali per progettare, e che è, come ricordavo, una condizione preliminare. E rilevo comunque il fatto che nella fase di realizzazione poi delle indicazioni che sono contenute del documento che scaturisce, appunto, dal patto dei sindaci, scontiamo, come dire, fra virgolette, complicazione legata un po' alla frammentazione amministrativa, che ci rende difficile certe volte poter attivare con successo quelle che sono le indicazioni virtuose, i progetti virtuosi che stanno dentro il,
il piano. Quindi vi ringrazio e spero di poterci confrontare nuovamente su questi temi e avviare concretamente quelle che sono le indicazioni contenute nei nostri piani. Grazie mille. Grazie mille, un intervento molto molto interessante, anche perché era il primo, diciamo, che raccontava la questione dei PAES da un punto di vista differente, ovvero di un'isola che ha più municipalità al proprio interno e quindi che si deve confrontare con sensibilità diverse e burocrazie diverse e tempistiche di realizzazione che non sempre vanno necessariamente di pari passo. Ho sentito molti, molti spunti interessanti, l'idea di ragionare come sistema, anche come arcipelago. Noi abbiamo seguito anche in passato, ma lo facciamo anche adesso, l'isola di Capraia, quindi sapevamo un po' di questa, sia del parco che della questione del sistema dell'arcipelago toscano, che sembra, diciamo, relativamente funzionare abbastanza bene. E credo che l'idea delle isole come laboratorio di sostenibilità, sebbene sia stata anche un po' utilizzata come contenitore un po' vuoto, se vogliamo, nel passato per questioni che poi non sempre hanno portato alla realizzazione di progetti, secondo me invece è molto interessante ed è da seguire proprio per la peculiarità del territorio e delle possibili azioni che si possono e si debbono implementare, per cui molto molto interessante, la ringrazio per tutti gli spunti che ci ha dato. Sicuramente parlava dell'impianto di compostaggio, il fatto di mantenere in loco, di trattare in loco quantomeno una parte dei rifiuti è sicuramente una cosa molto buona. Piuttosto che far andare, come diceva il sindaco di Procida anche prima, questi camion e queste navi avanti e dietro che trasportano beni e anche rifiuti. Per cui direi che quanto è emerso è sicuramente interessante. Sicuramente il patto dei sindaci può e deve supportare le amministrazioni locali verso un percorso di sostenibilità ambientale, diciamo, to cure, quindi sicuramente si partirà dall'energia perché se ne parla da più tempo, ma io immagino con un approccio olistico, si direbbe nei tempi moderni, ovvero legato a tutte quelle che sono le problematiche che normalmente le isole si trovano ad affrontare, la questione dell'acqua, i rifiuti, la mobilità sostenibile, il turismo, che sicuramente sarà impattante, specialmente questa stagione, insomma, da riorganizzare un po' a causa della pandemia. E vedo come strumento fondamentale quello del patto dei sindaci, anche per poter prendere spunti, idee da chi ha già cominciato, da chi è più avanti, progetti replicabili, sebbene poi ogni isola abbia le sue peculiarità, però magari qualche idea può venire fuori. Tante volte mancano effettivamente, come vedevamo anche nelle presentazioni, gli skills tecnici per poter portare avanti i progetti di questo tipo, ma lasciatemi essere un pochino autoreferenziale, anche noi siamo qui per questo, ecco, per dare una mano, un supporto alle isole volenterose per magari andare a cercare quelle che sono le opportunità che esistono, e l'abbiamo visto oggi, che in Europa si muove il mondo legato alle isole, in Italia si muove il mondo legato alle isole, ma spesso per problemi, diciamo, di quotidianità contingente, a volte le amministrazioni possono, diciamo, fare un po' di fatica nel correre dietro a tutte queste mole di informazioni. Per cui non mi resta che ringraziarvi per la partecipazione. Siamo andati un pochino lunghi, per cui direi che la questione delle domande e risposte, Valentina, se sei d'accordo, magari raccogliamo tutte le istanze via mail, adesso sì. magari scrivi il tuo indirizzo qui in chat e le gireremo ai relatori e risponderemo a tutti quelli che sono i vostri dubbi che sono emersi, eventuali curiosità, approfondimenti, eccetera.
per cui diciamo accantonato questo, io vi ringrazio e vi saluto e spero sia stato un webinar utile, diciamo almeno che vi abbia trasmesso qualche informazione utile per il proseguo del vostro lavoro nelle isole e non. Per cui non mi resta che salutarvi e ringraziarvi nuovamente e direi, ha inserito l'indirizzo Valentina? Ok, perfetto. Quindi sulla chat trovate l'indirizzo di Valentina, comunque ce l'avete i contatti, per cui ci risentiamo presto per nuove opportunità. Grazie mille. E grazie buona a giornata. Tutti. C'è il numero e la mail di questa Valentina. Ah, poi lì. E volevi? Vai. Sono qui con tutti i ragazzi, stiamo trovando qui per pazienti. Buongiorno. Ok, vai. Stiamo parlando di un'altra cosa. Ecco perché la canzone. Allora.